Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Abbiamo già fatto 25 km e circa 380 metri di dislivello. Stiamo salendo al Monte San Michele in questa direzione da Castelvecchio, che ho qui davanti, con l'attacco della salita però da Sagrado Lohenkeller, ex locale storico della zona. Non l'avevo mai fatta. Ci sono due rampe, di cui una bella tosta. Comunque siamo io e il buon Fulvio, che continua ad allenarsi come se fosse un pro, e appena tornerà in condizione mi ammazzerà, ma mi allenerò anch'io per andare insieme, non per batterlo, per andare insieme. Vado, sto vaneggiando, ciao. Salita al San Michele in versione biliardo, grazie al Giro d'Italia, pollice su e anche asciutta, così potrebbe avere un grip interessante in discesa, soprattutto viste le mie scarse capacità discesistiche. Ultime curve per i ciclisti impegnati nella salita al San Michele. Una scritta Pantani sull'asfalto incita i coraggiosi corridori. Oh. Mi metto qua all'ombra e aspetto Fulvio, che comunque non avrà preso così tanto distacco. Infatti, grande, grande. A few moments later, scendo dal San Michele e con Fulvio avevamo deciso di andare di qua. Lui è andato avanti perché ha tutti i tempi giusti, precisi, e non vuole sgarrare con gli allenamenti. Io invece scendo ancora una volta perché vado a recuperare il buon Claudio, così facciamo qualche chilometro insieme dopo una vita che non ci vediamo. Non era lui Claudio. Diciamo che Claudio ha almeno 30 anni in meno. Così, in... vai, vai, adesso mi giro, riparte col rapportone. Bello, dallo sciogli gamba in discesa al rapportone in salita. Mi rilancia sui tornanti. Non lo vedo da mesi, maledetto! Come stai, Teo? Benissimo, grande Claudione, come stai? In volo? Sì! Vai, libero! Taglia! Sei libero! Amici, che accelero. Grazie. Niente, cosa? Vedo una. Sì. Ale Claudio, ale. Ale. Com'è? Benissimo. Grande. Vai! Sempre dritto fino alla Madonnina! È bella cattiva, questa di Medeazza!
e in un attimo il video si trasforma in scampare dalla pioggia. Oh, scappare la pioggia, scampare dalla pioggia. Questo video sarà un po', diciamo così, frammentato, senza ritmo, e non so se passerà le mie stesse forche caudine della revisione pre-editing, perché oggi veramente me la sono goduta. Mi ha fatto piacere fare qualche chilometro con Fulvio, che è in grande ripresa con i suoi allenamenti dopo un po' di cambiamenti di dieta e fisici. Grandissimo Fulvione, come dicevo prima, sarà da ridere quando entrerà in condizione, perché con quel fisico lì e la gamba che aveva ai tempi quando andava, sarà mazzi, diciamo così. Vabbè, comunque ci sta, mi fa piacere, ma soprattutto mi è fatto piacere veramente tantissimo, ma fuori da qualsiasi scala di misura, rincontrare il buon Claudione. E lo dimostra il fatto che ho fatto 64 km con 1020 metri di dislivello senza praticamente accorgermi. Abbiamo chiacchierato, abbiamo tirato, gli ho fatto un po' da lepre e gli ho dato il ritmo in salita, come Martinez per Bernal al Giro, modestia a livelli atomici. Sono molto molto contento. Giro domenicale un po' così arrabattato, fra l'altro io non pedalo quasi mai il pomeriggio o la sera come adesso, quindi anche questa era una prova da fare. Ci vediamo al prossimo video. Io adesso rientro direzione Ronchi dei Legionari, se non mi prende su quella macchina. Iscrivetevi al canale, lasciate un like se vi è piaciuto il video, un commento se volete chiedere qualcosa. Ci vediamo al prossimo video, ciao!